E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, visto che tante persone mi hanno chiesto ma porterai il leveling, non lo porterai? Perché ovviamente il leveling è sempre una cosa che piace un po' a tutti. Vederla, Devo dire che per i veterani, tra virgolette, come me, di World of Warcraft che giocano da tantissimo tempo, un pochino il leveling rompe il cazzo, perché quando avete livellato magari 4, 5, 6, 8 personaggi, diciamo che o cambiate sempre la classe e magari vedete dei scenari diversi, eccetera, ma comunque sembra che vi dovete beccare. Prima erano 120 livelli, adesso invece saranno 60, per il momento ancora 50. Non ancora per molto, visto che tra circa 20 giorni esce la nuova espansione finalmente, cazzo. Quindi oggi farò una sorta di esperimento, e vedrò in un'ora circa quanto riusciamo a livellare, quindi tutto il percorso di un nuovo personaggio che inizia al livello 1. Ah, specifico, semplicemente indossando gli heirlooms di base. Allora, basta parlare, si parte, andiamo su avanti. Io ho scelto di farmi un rogue, in questo caso elfo scuro. Anzi, elfo del vuoto, scusate. Guardalo lì, bello cazzuto, si parte. Ah, ci fanno startare direttamente a livello 10. Cazzo, forse perché ho scelto una classe strana, una razza strana. Sì, è per quello. Cambio il programma, mi faccio un Night Elf normale, perché magari tante persone non posseggono le razze alleate, quindi... Scegliamo però l'isola d'esilio, quindi la parte nuova, ovviamente. Vabbè, adesso ci fa fare il tutorial, ma noi ci vediamo direttamente dopo. Ragazzi, aggiornamento rapido. Mi sono messo gli heirlooms e non mi ero accorto che sono cambiati, perché hanno un bonus set. Riduce il consumo del rested, pazzesco, quindi il primo bonus dell'esperienza fornito da riposo è il 30%. Aumenta la ricelazione della vita quando non si è in combat. Aumenta il livello, attiva scarica di conoscenze emergendo mediani. Riduce il consumo del bonus all'esperienza fornito ancora di nuovo, madonna. Ok, va bene. Quindi anche gli heirlooms ci aiutano ancora di più. Questa cosa non la sapevo. Queste scritte buggate. Oh ragazzi, piccolo aggiornamento nel mentre che finisco praticamente tutta questa zona iniziale. Per ora il leveling mi sembra molto molto easy, sto scorrendo proprio a testa bassa, e quindi per ora, considerato anche che il livello è molto molto più basso, il livello massimo non è più 120 appunto come ho detto prima, ma sarà il 60. Ho fatto i primissimi livelli molto rapidamente, sicuramente sarà tarato successivamente con i livelli che vengono dopo, sicuramente saranno più pesanti da fare. Lo vedremo. Intanto io continuo un po' e vi risparmio questa parte magari un pochino noiosa che la stragrande maggioranza di voi avrà sicuramente già fatto. Che schifezza. È incredibile l'amore di tutti gli MMO per i ragni. Non esistono MMO al mondo dove non ci siano dei cazzo i ragni giganti ogni 3x2. Ah, adesso ci può fare il veleno. Un momento, ci lasciavo le penne contro sto coso, però è andata bene. Raga, io ovviamente vi sto saltando grandi parti di queste quest, di questa parte di mappa, ma l'esperimento è che in un'ora più o meno quando riesco a livellare, quindi sto un po' tirando dritto, e poi soprattutto questa parte immagino che la maggior parte di voi già l'hanno fatta e vista. Ah, grazie a questa quest abbiamo preso anche un po' di movement speed, che fa sempre comodo visto che ancora non abbiamo il mount. E qua davanti dobbiamo sterminare tutta la flora e fauna e bruciare ogni cosa. E la madonna, una mega chest. Vediamo. Wow, incredibile. Un gold e 9 copper, che in realtà a questo livello sono un botto. E della frizzante salute che non utilizzerò mai. E la madonna, questo becco sanguigno. Quando hanno detto arriva qualcosa di enorme pensavo si riferissero a me. Ciao piccione. Ah, ma quanto è bella questa immagine con tutte le quest da consegnare. E si livella pure. Livello 8, ragazzi. Ah, ma sono affascinante. Molto affascinante. Ah, ecco il king.
Ehi, la madonna, dammene due queste ogni tanto. Ovviamente dobbiamo sterminare tutti gli ogri. Struggere le catapulte e recuperare la pietra di protezione Jugnug, Wug, Krunk, Prunz, Flint, Praf e Knaktif, Tlribitif, Tusnif. C'è qualche stronzo che mi sta fregando tutti i mob. Oh, attenzione, un'altra cestina lassù. Io c'ho proprio l'occhio, guarda. Si alzano tutte le antenne quando vedo queste cose. Sono anche livellato a caso per aver aperto una cosa. Allora, abbiamo ammazzato tutti gli ogri, abbiamo distrutto tutte le catapulte e abbiamo preso anche tutte queste pietruzze dagli ogretti in giro. Adesso dobbiamo solo disattivare le rune, quelle che trattenevano il capitano Kenra. E poi dobbiamo consegnare tre quest insieme. Comunque c'è veramente tantissima gente a livellare. E voilà. Ah, guarda un po', ci fanno cenare un instance addirittura. Cittadella del Maio Oscuro. Figo. Ah, ma penso che sia una roba tipo PvE, cioè nel senso che sto con... Ah, no, sto con un altro. Figo, figo, bellissimo. Ah, questa tanca. Non male, non male. Carino. Sì, però se il mio collega si sta suicidando a destra e a sinistra, magari. Andiamo a sconfiggere Tunk. Il buon Tunk. Ma abbiamo anche l'healer là dietro. Ah, ma proprio hanno creato un party full. Tank, 2 DPS, healer. Eccolo Tunk. Con il suo K125 HP. Ce lo sifoniamo easy, ragazzi. Sifonated. Mi ha dato anche un pugnale che purtroppo non mi serve, perché io ho già quelli degli heirlooms. Però molto carino questo. Sì, me lo metto e poi me lo tolgo. Ma guarda tu che me devono obbligare per forza. Non me devi cacar cazzo, fra. Non me devi cacar cazzo. Ah, me lo metto solo per non vedere quel cazzo di coso pop-up che mi esce fuori. Guarda che mi trigger all'insieme potenza. Scenario molto molto fico. Molto fico. Ma quello sarebbe il drago. Dai, Yegor Grot, che so. Gli apriamo le natiche. Oh, ho preso aggro. Oh, si è suicidato lui come sacrificio e ha ressato il drago. Sta ressando. Oh, fuck. Ramvir. Ciao caro, è stato un piacere. Un monile. Uguale, ci rompe il cazzo, mettiamocelo, perché sennò continua a martellarci con quei messaggi pop-up lì alla free to play. Adesso ci fanno tornare a Roccavento e credo che questa sia l'ultima quest di quest'area. E tramite i nostri ippogrifi, credo che questa missione livelleremo. Infatti. E credo che sia tutto calcolato per farci arrivare al livello 10. E andiamo a Roccavento. Per quanto le razze dell'Alleanza provengano da diverse terre, è a Roccavento che si riuniscono per questioni commerciali e diplomatiche. Il loro vecchio nemico, la selvaggia Orda, rappresenta una minaccia costante. Ma i soldati di Roccavento sono pronti ad affrontare qualunque sfida. In quanto rappresentante degli Elfi della Notte, hai abbandonato le sacre foreste per aiutare i tuoi alleati e proteggere la natura. Azeroth affronta infinite minacce. Servono eroi valorosi per insorgere e difenderla. Per l'Alleanza! Per l'Alleanza! E eccoci qua, tornati a casa, cari miei. A Stormwind si respira sempre quell'aria di casa, madonna, adesso non so se lo fa solo a me, ma... Basta, voglio equipaggiare quello che cazzo voglio. Ah, ci hanno portato direttamente a prendere la raiding. Spendiamo questi 9 silver e 50 e ci spariamo. Ah, ci hanno addirittura anche proprio la mount. Ovviamente è tarato perché inizia adesso. Oh, è carina. Hanno cambiato tutta questa zona qua dentro, bellissima.
Adesso è molto più figa. Settore di paladini, settore di sciamani, settore di cacciatori, sacerdoti. Hanno messo tutti qua dentro. Molto fico, molto molto fico. Ma io dove cazzo devo andare? Scommetto che devo andare di sotto, perché noi rogue siamo sempre diversi. Oh, rogue e stregoni, mandali. Specializzazione, sì dai, attiviamo l'assassin. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Spero vi sia piaciuta questa prima esperienza e questo piccolo esperimento che abbiamo fatto insieme. Quindi vedere praticamente in un'ora di gioco, o poco meno, quanto riusciamo a fare. Fatemi sapere se volete che continuo a livellare questo champion. Questo personaggio mi viene sempre champion, ma vabbè, avete capito. Per esplorare un po' le nuove metodiche di leveling e come funziona adesso e come funzionerà soprattutto in Shadowlands. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre, ciao a tutti ragazzi e grazie mille per essere stati con me.